Sono terminate le operazioni di recupero ittico nella canaletta del Prato della Valle. Il servizio è stato organizzato dal settore pesca della provincia di Padova. Sì, sto seguendo personalmente in questi giorni insieme all'autoressa Locatelli, che è appunto affidata, biologa affidata dalla provincia, e l'associazione La Sorgente. Stiamo seguendo il recupero ittico delle specie qui nella canaletta del Prato della Valle per i lavori che dovranno partire del recupero del teatro dello Zairo. E sono operazioni molto delicate. Qui c'è presenza di molte specie e sono state raccolte in questi giorni circa 2 tonnellate, quindi tutte le operazioni sono ovviamente state seguite personalmente dalla dottoressa. L'associazione La Sorgente è molto competente e comunque la provincia insieme ai nostri tecnici, e anch'io ho presieduto a queste operazioni, sta quotidianamente monitorando gli interventi. Abbiamo trovato anche alcuni esemplari di tinca, che è una specie che ultimamente nel corso d'acqua in provincia di Padova è piuttosto difficile da trovare. Abbiamo trovato qualche esemplare di anguilla e abbiamo trovato degli esemplari di piga, anche quello è un po' una particolarità perché è una specie piuttosto rara. E poi vabbè, tanti cavedani, le specie più diffuse, i carassi. Tante carpe, anche di belle dimensioni, perché ieri abbiamo recuperato carpe sugli 8-10 kg, quindi dei belli esemplari. I pesci dove vanno? I pesci li abbiamo spostati, trasferiti nel canale limitrofo, che poi è il canale sotterraneo che alimenta lo stesso canale di Prato della Valle, che adesso è stato isolato, e quindi li abbiamo trasferiti nel canale che, diciamo, prende acqua dal Tronco Maestro e prosegue verso la Licorno. Quindi dopo eventualmente la fauna ittica, quando verranno riaperte le paratie, tornerà a ripopolare anche il canale di Prato della Valle, naturalmente.